Allora, siamo nella sede dei tifosi dell'Ischia Isola Verde, nei pressi di Carusino ai Pilastri, perché non è un momento importante soltanto per i gialloblù che tornano al mondo professionistico dopo 16 anni, però è un momento delicato, è un momento importante anche per la tifoseria. Proprio qualche giorno fa è nata questa fiera appartenenza, un discorso nuovo che rompe un po' con il passato. Però, che cosa è questa fiera appartenenza? Lo andiamo a chiedere proprio ai supporter gialloblù. Da sinistra verso destra, come si fa con le formazioni quando si fanno le foto delle squadre? Michele Iacono, Francesco Zabatta, Ciro Curci e Gio Farese. Ciro, allora, questa fiera appartenenza che cos'è? Niente, è un modo per praticamente per raggruppare le idee dei tre gruppi e di unificarla sotto un'unica bandiera, diciamo così. E la fiera appartenenza dovrebbe essere il motto di tutti i tifosi sportivi isolani, che noi tifosi dell'Ischia chiediamo di aiutarci a supportare la causa gialloblu, cioè nel senso che comunque noi chiediamo l'aiuto a tutti coloro che bene o male si interessano dell'Ischia, chi più e chi meno, cioè nel senso che chi in passato veniva adesso non viene più, chi adesso diciamo ha più piacere nel vedersi una partita in televisione anziché venire allo stadio. E noi chiediamo questo, cioè è vero che ci sono state tante divergenze anche dal sottoscritto e da tutti i tifosi, abbiamo sempre beccato queste persone e li abbiamo tante volte chiamato occasionali, oppure abbiamo detto state vacate, tutte queste cose qua. Noi siamo disposti a fare un passo indietro sotto questo aspetto perché riteniamo che sia doveroso perché innanzitutto la base deve essere che ecco, l'unione di pensiero, la base deve essere che questi tre gruppi debbano essere uniti per davvero. Questa è la prima, diciamo, il primo mattone perché come ben sai, è come se dovessi fare una casa, però senza una fondamenta forte non ci si può costruire niente. Quindi la prima base dobbiamo essere proprio noi, queste persone che praticamente rappresentiamo i tre gruppi e poi dopo a seguire ci deve essere il seguito, nel senso che Sai, l'altro giorno noi ci siamo sentiti telefonicamente, no? sì. E tu hai utilizzato una parola chiara, hai detto evento. Tant'è vero che io sono rimasto un attimo interdetto perché d'estate, dalle nostre parti, evento si utilizza soprattutto per gli spettacoli musicali, insomma, questa è l'accezione che viene impiegata a Ischia. E invece, pensandoci bene, hai utilizzato un termine corretto, molto corretto, perché effettivamente, considerato quello che era la suddivisione all'interno del tifo, le ripartizioni, non era proprio una cosa facile da realizzare questa unità. Ti chiedo, magari ricostruendo anche un po' quella che è stata la storia del tifo più recente, come mai ci si è arrivati proprio adesso a questa unità? Quali erano i punti che non vi hanno permesso in passato di stringervi la mano, come sta accadendo invece adesso? Ah, ma diciamo, non è che prima, da premettere, non è che prima ci odiavamo e adesso ci amiamo, No, certo, è chiaro, è chiaro. nel senso che comunque al cospetto loro si vede pure dai capelli, che sono pochi, sono quello là che è un po' più anzianotto, quindi ho vissuto parecchie annate, parecchie tipologie di. Allora io penso, siccome che non è che le divisioni possono portare bene, e non ne siamo tantissimi, allora dobbiamo fare in modo di fare aggregazione, cioè di portare più persone possibili, cioè di portare persone nuove. Allora questo deve avvenire tramite questa finalità, cioè la finalità deve essere l'unione. Perché in passato non c'è stato? In passato, giustamente, se si crea un gruppo, lo si crea perché ognuno ha un pensiero che può essere diverso dal mio, diverso da quello di Francesco, diverso da quello di Gio. Quindi ognuno ha la sua idea di fare gruppo. Però adesso c'è bisogno di quest'unione perché andiamo ad affrontare un campionato dove
ci affronteremo con piazze importanti e sicuramente non possiamo permetterci di fare brutte figure, cioè nel senso comunque dobbiamo cercare di fare quello che il meglio che la piazza può offrire. Allora ognuno di noi si deve impegnare per fare in modo che questo possa avvenire. Questa è la cosa. Evento sì, perché non si è mai cercato di fare questo tipo di lavoro, oppure si è accennato nel farlo, ma non si è mai riuscito. Ripeto, io sono uno dei più vecchi, quindi si è cercato di iniziare, di proporre l'idea, però non si è mai partiti. Invece adesso c'è una convinzione da parte di tutti e questo è già un buon passo, quindi diciamo La convinzione, la voglia di farlo è sicuramente un punto fondamentale, un punto dal quale partire adesso, sviluppare questa idea bellissima. Giofarese, come vi coordinerete, come adesso continuerete i rapporti tra di voi per coinvolgere ancora più persone, come diceva Ciro poco fa? precisando che i rapporti tra di noi sono sempre stati, anche perché comunque siamo rimasti pochi, siamo lo zoccolo duro che seguiamo comunque in casa e fuori casa. Appunto abbiamo deciso di unirci, nel senso, i tre gruppi esistono ancora, come ha detto Ciro, c'è divisione di pensiero tra i gruppi, però abbiamo fatto questa coesione appunto per avere un'unica idea da portare al di fuori di quello che l'anno scorso e prima era il tifo, che eravamo solo noi. E comunque il progetto, se va e porto, cercheremo di stabilirlo più in settimana che la domenica. Cioè la domenica noi vogliamo costruire una cosa, la domenica è la festa, nella settimana si vive. Quindi è una cosa che oltre il calcio penso sfocerà anche nel sociale, tipo ti posso dire c'è voglia di organizzare tornei di calcio e altre cose appunto per fare aggregazione. Fare aggregazione, è una cosa bella che a Ischia purtroppo si fa troppo poco, secondo me. Francesco Zabatta, c'è anche un giorno fissato sulle vostre agende, che se non sbaglio, correggimi se lo faccio, è il 18 di agosto. Perché al Polifunzionale, che cosa succederà? 18 agosto ci troveremo tutti quanti alle ore 22 al Polifunzionale, sala grande che può ospitare un sacco di persone, ci saremo noi tifosi, comunque che accoglieremo a tutti coloro che verranno per esporre questo nostro movimento che si sta cercando di fare e si andrà avanti, vedendo che tutti quanti, sperando che tutti quanti verranno. Ecco, quello che diceva Ciro prima è che la vostra intenzione è quella di coinvolgere tutti, quindi non ci sono preclusioni verso nessuno, anzi, anche i tifosi che usualmente seguono la Serie A vanno a vedere il Napoli, le squadre che vanno per la maggiore, sono ben accetti, nonostante in passato siano stati un po' lontani dal Mazzella. Stati quasi tutti, ma non solo il club del Napoli sarà invitato, ma saranno invitati tutti i club comunque che ci sono sull'isola, come anche i ragazzi che vanno a seguire il Varano, i ragazzi di Bonovane, del Forio, di Laccamino, tutti quelli là che comunque sono ben visti e ben voluti a venire quella sera lì insieme a noi a fare una grande festa. Comunque penso che al di là degli sportivi già noti, quindi club e tifoserie che seguono squadre in serie minori, sono invitate anche persone normali. Certo. Penso il messaggio è chiaro, donne, uomini, bambini. Cioè, il nostro messaggio è quello di fare festa la domenica, quindi riportare, cioè, le famiglie allo stadio, gente allo stadio. Riportare le famiglie allo stadio è una cosa bellissima, tra l'altro successe anche qualche anno fa, se non sbaglio nel primo di Serie D, quando le famiglie viaggiavano anche in trasferta, si erano le carrozzine, quell'Ischia che era prima in classifica con Rico Buonocore in campo e che emozionava un po' tutti, fu un'immagine davvero molto bella. Michele, a te non ti ho sentito ancora, però su questa iniziativa che è bellissima, io vorrei ascoltare anche il tuo parere, la tua opinione. Noi in settimana faremo partire gli inviti per tutti i club, che siano quelli di calcio, dalla Serie A fino a quelli dal Parano, come diceva Francesco, al Forio, all'Acco, che porteremo personalmente noi e cercheremo di fare una bella cosa perché sono convinto che nascerà una bellissima cosa.
Nascerà una bellissima cosa, del resto questo è un anno molto importante, si è tornati nel mondo professionistico, dopo 16 anni, 16 lunghissimi anni, dopo tante sofferenze, campionati di eccellenza, di Serie D, adesso siamo lì a combattere con piazze di un certo calibro, la Salernitana, la Paganese, il Foggia, che sfideremo anche in Coppa Italia, la Juve Stabia, giusto per ricordarne qualcuna, però sono il Lecce, sì, sono tantissime quelle lì che hanno un blasone, una storia di un certo tipo, però l'Ischia è da meno con i suoi tanti anni nel mondo professionistico. Michele, la tua opinione su quest'Ischia che sta nascendo? Proprio oggi sono partiti ufficialmente anche Fabio Tito ed Evangelista Cunzi. Fin qui tanti giovani, sei fiducioso per la stagione che prenderà il via tra poco? Diciamo che dovremmo aspettare un altro l'evolversi del mercato, però sono fiducioso perché c'è una persona come Pino Daniele Latino. Speriamo bene. Comunque c'è bisogno di giocatori, tra virgolette, di vecchie pulpi per la categoria, perché andremo a battagliare, come abbiamo detto poc'anzi, con Blasoni. E così con questi ragazzi non sarà duro. Quindi dobbiamo aspettare un altro pochino e ti saprò dire una risposta migliore. A me piacerebbe sentire un commento da parte di tutti voi su questo aspetto. Con Ciro, però, noi parlavamo del tifo prima, c'è un ulteriore aspetto, perché questa iniziativa che sta partendo adesso è bellissima, però ce ne sono già alcune che in passato hanno portato a dei legami molto intensi e molto belli. Oggi ero casualmente davanti al computer e mi è capitato il tuo post su Facebook, non ricordo la data, però Perugia Ternana, io sarò sicuramente lì. E quindi sto parlando ovviamente del gemellaggio con i tifosi del Perugia che ci sono sempre accanto e anche nell'ultima stagione sono venuti a sostenere i colori giallo-blu, un rapporto che dura da tanti anni, però che diventa sempre più intenso, sempre diciamo, più profondo. Diciamo che è un rapporto che è nato nei primi anni 90, che poi purtroppo per un periodo, diciamo, dal nostro fallimento in Serie C, anni bui in eccellenza, si era un po', diciamo, spenta, anche se i contatti c'erano sempre, però diciamo che negli ultimi anni si è riaccesa notevolmente questa amicizia da ambo le parti, perché uno si pensa che diciamo siamo noi che ci teniamo, perché sai, Perugia è una piazza con un blasone, però non è assolutamente così. Anche da Perugia veramente ci stimano, veramente ci vogliono bene, fanno di tutto per mantenere forte sempre più questa amicizia. Non a caso oggi qualche ragazza di Perugia sono andati in ritiro a salutare la squadra, lunedì saranno a vedere l'amichevole con l'Arezzo, penso che saranno un buon numero a vedere la partita, così come è stato l'anno scorso a Castel Rigoni. Cioè, comunque ci sta un'amicizia che va veramente al di là del calcio, perché ci sentiamo quotidianamente, cioè veramente un rapporto bellissimo che sta crescendo sempre più. Riallacciandomi poi invece al discorso tecnico, che volevi sapere la mia, bene o male il pensiero penso sia il pensiero comune, che attualmente la squadra è ancora deficitaria, sicuramente ci sono dei giovani, di prospettiva e tutto quanto, però per affrontare un campionato così duro come questo qui meridionale, se soprattutto sotto il profilo ambientale, c'è bisogno quantomeno di 3-4 acquisti over di categoria, sicuramente, per poter lottare per la salvezza. Per la salvezza. Giocatori pronti però, che hanno già esperienza in questa categoria, che sanno cosa sia la Lega Pro. Sicuramente sì, perché è così, non si può affrontare un campionato attualmente come sia, penso che difficilmente potremmo evitare. Francesco, tu sei d'accordo con quello che dice Ciro? Altri 3-4 giocatori di un certo tipo, e soprattutto se sei d'accordo ti chiedo anche se secondo te l'Ischia compirà questi movimenti. Fin qui io metto il mio, ho visto in realtà una politica più basata sui giovani e forse anche un pizzico di chiarezza in più, cioè esprimere chiaramente quello che si farà sarebbe servito secondo me. Pienamente d'accordo con le parole di Ciro, però
continuo a ribadire, troppi giovani, è vero, forse hanno più forza nelle gambe, più volontà per farsi notare e tant'altro, ma il volpone vecchio ci vuole sempre, la persona comunque di categoria, in squadra ci vuole sempre. Spero che comunque la nostra fiducia in Pino Tagliatela, penso che sia il pensiero di tutti quanti noi, che possa comunque portare validi giocatori, due, tre giocatori, quello che riescono a prendere, di categoria superiore, quando meno di Serie C, che ci possono far salvare tranquillamente e accendere anche la campagna abbonamenti. Che tra l'altro è partita da pochi giorni e tu sei uno dei rivenditori, non so se è tecnicamente il termine corretto, però parte lunedì mattina parte la campagna abbonamenti. Però diciamolo che c'è la possibilità di sottoscrivere l'abbonamento sia venendo da te alla Petit Tabac sia da Aldo Marena alla Marena Slot, ed è comunque una possibilità in più per stare vicino all'Ischia Sola Verde in questo momento. Poi mi sembra che i prezzi, correggimi se sbaglio, siano anche abbastanza accessibili proprio, e questo potrebbe essere un ulteriore tassello che può spingere un maggior numero di persone a venire al campo. Gio, tu che cosa pensi di quest'Ischia? Guarda, tecnicamente aspetto che sia il campo a parlare, per ora mi preoccupo che noi facciamo parlare di spalti. Che voi farete parlare di spalti? Io sono sicuro che ci riuscirete, tra l'altro non so se riuscite già ad anticipare qualche idea sulle coreografie, su quello che farete la domenica. La Coppa Italia si avvicina, voi so che sarete pronti sicuramente quando sarà il momento di incitare la squadra, però se possiamo anticipare anche qualcosa, altrimenti chiudiamo con un invito al popolo ischitano, nel senso più largo possibile, a partecipare, a starvi vicino in questa iniziativa e soprattutto a sostenere l'Ischia in questo campionato che sarà sì complesso, sì difficile, però sarà anche bellissimo, perché io la Lega Pro la ricordo che ero bambino, è stato uno dei primi campionati che ho visto, poi purtroppo è successo quello che è successo e adesso l'abbiamo riconquistata, sarebbe davvero un peccato riperderla dopo tante sofferenze, quindi dobbiamo scendere in campo, dobbiamo combattere, quanti più saremo a incitare la squadra domenica, tanto meglio sarà. Chi vuole chiudere con un appello a... Diciamo, io poi, non so se vogliono parlare, cioè, ecco, proprio mi allaccio al filo, proprio questa molla dovrebbe scattare nell'isola, nell'Ischitano, cioè far sì che quello che abbiamo conquistato con tanti sacrifici, con tanta passione, tanto amore, tantissime cose, debba essere una cosa di tutta l'isola, cioè dovrebbe essere un bene che tutti quanti dovrebbero vivere, non deve essere solo di quei 7, 8, 1000, 1500 che possono, cioè deve essere un bene di tutti, ma lasciamo perdere che uno possa pure prevalere ad essere più tifoso del Napoli che dell'Ischia, però penso che nell'asso dell'annata ci sono 19-20 partite, penso che gran parte delle partite possono venire ad assistere, perché noi comunque stiamo parlando di un campionato di un certo livello, quindi è tirare fuori un po' di orgoglio ischitano, cioè perché alla fine prima di essere tifosi del Napoli, della Juve, dell'Inter, penso che siamo ischitani. Però tu mi stai tirando le parole di bocca con quello che dici, chiaramente sei molto fiducioso, sei molto ottimista, io sono contento di questo. L'ultima estate però ha detto ancora una volta, purtroppo non è stata una novità, che comunque attorno alla squadra, almeno per quel che riguarda l'imprenditoria, non c'è tutto questo grande interesse. Questo pure è vero, però se devo essere sincero, noi tifosi dobbiamo fare la nostra parte. La nostra parte è quella di portare gente, di far divertire le persone, come ha detto prima Gio, che la domenica deve essere l'atto finale di una festa. Cioè a noi a livello imprenditoriale sarà pur vero, però purtroppo è un tasto che noi non possiamo andare a toccare. Noi quello che possiamo fare è quello che di far sì che ci possano seguire giovani, ragazzi, persone più grandi, più mature, perché la domenica deve essere una festa, logicamente una festa di sport, una festa di divertimento, dove tutti quanti devono cacciare l'orgoglio di essere ischitani. Questa è la base di tutto. Gio, se puoi dire tu, Francesco, ragazzi, non lo so. Se qualcuno aggiunge qualcosa, altrimenti assolutamente sì. Semplicemente invitare tutti lunedì 18 a Polifunzionale.
vi aspettiamo numerosi, sperando che comunque l'ischitanità alla fine si accenda. Quantomeno di venire ad ascoltare, quando meno di venire ad ascoltare quello che è il nostro progetto, perché alla fine nulla costa venire a seguire quello che è il nostro progetto. Se interessa ci fa piacere, se non interessa, però penso che ci avete almeno provato. Sì, sicuramente.